Bentrovati alla rubrica Domanda Risponde. Oggi parleremo di docenti sospesi dal servizio, obbligo vaccinale e Super Green Pass. Passiamo subito alla prima domanda. Sono una docente di un liceo. Sono non vaccinata e non ho intenzione di vaccinarmi. Cosa accadrà a noi non vaccinati che lavoriamo a scuola? Ebbene, a partire dal prossimo 15 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 172 del 26 novembre 2021, viene esteso l'obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico, quindi probabilmente, salvo cambiamenti dell'ultima ora, a partire da quella data, cioè dal 15 dicembre, verrà controllato il Green Pass, il Super Green Pass obbligatorio per svolgere l'attività lavorativa. Chi sarà sprovvisto di vaccino, se non regolarizzerà la sua posizione, sarà sospeso fino a quando non avvierà l'iter vaccinale. Seguiranno certamente note applicative di tale norma di legge. Domanda numero 2. Sono una docente che si trova in congedo straordinario retribuito. Non essendo vaccinata, ma non svolgendo attività lavorativa a scuola, mi verrà sospeso lo stipendio a partire dal 15 di dicembre? Il decreto legge numero 172 del 26 novembre 2021 estende l'obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico, ma lo riferisce in più passaggi allo svolgimento dell'attività lavorativa, lasciando intendere che chi non svolge attività lavorativa a scuola, come chi si trova appunto in congedo straordinario, possa non essere sospeso dal lavoro. Attendiamo note applicative per conoscere nel dettaglio come l'amministrazione opererà con i dipendenti che si trovano in congedo straordinario in malattia o in qualsiasi altra situazione di congedo retribuito. Terza domanda. Per un docente precario con incarico annuale, la sospensione dello stipendio per non aver fatto il vaccino comporta anche la sospensione del punteggio? Diciamo che al massimo la sospensione del servizio potrà durare per un periodo massimo di 6 mesi e verrà interrotta nel momento che il docente comunica l'avvio o il completamento del ciclo vaccinale. Nel periodo di sospensione dello stipendio e del servizio, il punteggio per le graduatorie GAE o GPS o le graduatorie di istituto non potrà essere valutato. Speriamo che le risposte a queste domande possano essere utili ai nostri lettori. Continuate a seguirci nel nostro sito www.tecnicascuola.it e nei nostri social. A presto, arrivederci.